Buongiorno a tutti, è il professor Marco De Piccoli che parla e con questo video voglio trattare il teorema del resto e il teorema di Ruffini. Ho deciso di realizzarlo dopo aver trattato nel video precedente la divisione tramite la regola di Ruffini. Il teorema del resto afferma che dato un polinomio p di x di grado maggiore o uguale a 1, questo, se viene diviso per x meno a, quindi per un binomio di primo grado del tipo x meno a, il resto della divisione, quindi di p di x rispetto a x meno a, è un numero, quindi è una costante, ed è esattamente uguale a p di a, quindi è esattamente uguale al valore che assume il polinomio in corrispondenza di a, quindi quando al posto della variabile, se si tratta della variabile x, al posto della variabile x viene sostituito il valore a che costituisce il binomio divisore. Questo teorema quindi permette di andare a individuare il resto della divisione senza necessità di eseguirla appunto a priori, semplicemente con una sostituzione. Vediamo con qualche esempio. Voglio trovare il resto della divisione del polinomio x alla quinta meno x alla terza meno x meno 1 per questi due binomi, x più 1, x meno 1. Utilizzando il teorema appena citato, nel primo caso il resto si individua andando a sostituire nel polinomio il valore meno 1. State attenti perché dovendo ragionare su una sottrazione, questo più 1 deve essere letto come meno meno 1. Vado quindi a sostituire meno 1, ottengo meno 1 alla quinta meno meno 1 alla terza meno meno 1 meno 1, il tutto da 0. Quindi in questo caso il resto, se eseguissimo la divisione, sarebbe pari a 0. In ogni caso lo è grazie al teorema. Se invece ragioniamo sul divisore x meno 1, possiamo andare a sostituire nella variabile, quindi al posto della variabile x, il valore 1. Otteniamo 1 alla quinta, meno 1 alla terza, meno 1, meno 1, il tutto da meno 2. Quindi in questo caso il resto è pari a meno 2. Volendo andare un attimo oltre, mi occupo anche del teorema di Ruffini, un importante teorema che fa da apripista per la scomposizione dei polinomi, per la possibilità di fattorizzare i polinomi a coefficienti razionali. Dice, il teorema afferma, un polinomio p di x è divisibile per x meno a se e solo se p di a uguale a 0. In pratica, se e solo se il resto risulta essere pari a 0. Questo teorema è strettamente legato al precedente. Vediamo qualche esempio. Consideriamo il polinomio nella variabile x, x alla terza più 2x alla seconda meno x meno 2. Qui non andrò ad eseguire la divisione, ma mi andrò a chiedere se la divisione risulterà esatta oppure no, quindi se il resto sarà 0 oppure un numero diverso da 0. Prendo come divisori questi tre a titolo di esempio, x più 2, x più 1, x meno 2. Attenzione all'x più 2 e all'x più 1, perché l'x più 2 lo dovremo leggere come x meno meno 2, quindi il valore che andremo a sostituire del polinomio sarà meno 2, x più 1 come x meno meno 1, quindi andremo a sostituire meno 1 per andare a valutare il resto. E l'ultimo è x meno 2. Procedo con il primo. Per chiedermi quindi quanto vale il resto, sostituisco nel polinomio il valore meno 2. Ottengo meno 2 alla terza, più 2 per meno 2 alla seconda, meno meno 2, meno 2. Il tutto, eseguendo i calcoli, mi porta a 0. Ok, in questo caso la divisione è esatta. Quindi quel polinomio sarà esattamente esprimibile tramite il prodotto del quoziente, che qui non individuo perché non vado ad eseguire la divisione, per il divisore che è x più 2. Vediamo il secondo caso, x più 1. Mi chiedo quindi se è divisibile per questo binomio. Vado alla ricerca del resto. Il resto lo individuo quindi sostituendo meno 1 nel polinomio. Vado a eseguire i calcoli che qui potete comodamente leggere, ottengo 0. Quindi anche in questo caso la divisione risulta essere esatta, quindi il resto pari a 0. Per quanto riguarda x meno 2,
qui vado a sostituire nel polinomio il valore 2 al posto della variabile x, vado a eseguire i calcoli, ottengo 8 più 8 meno 2 meno 2, il tutto fa 12. In questo caso la divisione non è esatta, il resto è pari a 12. Quindi il polinomio x alla terza più 2x quadro meno x meno 2 non potrà essere fattorizzato contenendo il fattore x meno 2, perché risulterà pari al quoziente per il divisore x meno 2 più il resto 12. Questi sono solo alcuni esempi. Naturalmente vi suggerisco di prendere confidenza con questi teoremi, perché a mio avviso sono veramente importanti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito comunque a scrivere nei suggerimenti oppure sulla pagina Facebook o in qualche gruppo in cui condivido appunto questi video, e se vi fa piacere continuare a seguire il mio canale, o per chi magari non l'ha già fatto, iscriversi anche. Alla prossima!